Saluti a tutti da Bruno Pepi. Cari spettatori di Cristianamente, oggi ci immergeremo in un affascinante mondo di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Nel nostro mondo sempre più orientato verso soluzioni ecocompatibili, stiamo assistendo a sforzi senza precedenti per trovare fonti di energia pulita ed efficiente che possano ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili e mitigare i cambiamenti climatici. Tra le molte idee e tecnologie emergenti, una che sta guadagnando sempre più attenzione è l'uso dell'idrogeno come fonte di energia. Non solo per automobili e autocarri, ma anche per mezzi di trasporto più leggeri come le biciclette elettriche. Questa è una prospettiva affascinante, ma anche complessa, che solleva importanti domande sulla sostenibilità, l'efficienza e la praticità. Oggi esploreremo il concetto delle bici a idrogeno e la possibilità di produrre idrogeno direttamente a casa. Scopriremo come funziona, le sfide coinvolte e se questa tecnologia può davvero essere un passo avanti verso un futuro più sostenibile. Quindi, accomodatevi e preparatevi a immergervi in un viaggio nel mondo dell'idrogeno e della mobilità verde. Le bici con motori a idrogeno, con 34 grammi fanno 100 km e il combustibile si prepara a casa. L'idrogeno come fonte di energia pulita, non solo automobili e autocarri, può fornire elettricità a costo zero anche alle bike e ai monopattini. L'idrogeno è un sogno energetico, non da ieri ma da molti anni ormai. Una fonte infinita di energia pulita a basso costo che, bruciando, non produce anidride carbonica. Non solo, l'utilizzo dell'idrogeno potrebbe affrancare il mondo dalla necessità di litio e terre rare che servono alla produzione di batterie, svincolando l'Occidente dal monopolio minerario cinese. I veicoli elettrici infatti sono alimentati da batterie mentre quelli a idrogeno hanno solo una cella a combustibile e un serbatoio per il gas liquido. La scelta dell'idrogeno sembra quindi una strada perseguibile, almeno in linea teorica e sottolineiamo il teorica, perché i problemi, tanto a livello tecnologico, la creazione dello stesso idrogeno, che di distribuzione, sono ancora sul tavolo. Va da sé che, perché tutto il processo sia coerente, anche la produzione di idrogeno debba essere eseguita con energia sostenibile creando un circolo virtuoso. Detto questo, la questione rimane sempre la stessa, quando avremo una tecnologia di produzione, stoccaggio e distribuzione che renderanno l'idrogeno veramente competitivo nei confronti dei combustibili fossili? Il mondo però, anche oggi, può essere cambiato dal basso. Anche con una bicicletta. La realizzazione di biciclette all'idrogeno sta diventando una realtà, anche in Italia. Come funziona? Se sul telaio di una comune e-bike si trova una batteria al litio, su quello di alcune bici speciali, c'è una borraccia piena di idrogeno liquido che voi stessi potreste aver prodotto in casa. Proprio qui sta il discriminante, molte aziende stanno sviluppando piccoli sistemi casalinghi per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno per uso personale, attrezzature sicure e di dimensioni ridotte, non superiori a quelle di un trolley. È il caso della cinese Yuan che mette in commercio un contenitore del peso di 18 kg, con un serbatoio da 40 litri che attiva il processo di elettrolisi e produce l'idrogeno liquido. Questo sistema, che funziona ad energia solare, è complementare ad una city bike, che nel sud-est asiatico è stata venduta a parecchie metropoli per coprire il servizio di sharing. Il serbatoio viene riempito in soli 10 secondi mentre la bici raggiunge i 23 km orari e ha un'autonomia di 50-60 km. I prezzi sembrano poter essere competitivi, alcuni punti vendita specializzati, come Remoav ad Arco, in provincia di Trento, stanno prendendo ordini che potrebbero essere soddisfatti in pochi mesi per biciclette intorno ai 2.500-3.000 euro, con costi di ricarica praticamente nulli. Allo stesso modo, la tedesca Linde, azienda che si occupa di automazione industriale, ha realizzato una bicicletta con caratteristiche simili il cui sistema di elettrolisi, installato in torrette pubbliche lungo le strade, sfrutta invece energia eolica o biogas. 34 grammi di idrogeno consentono 100 km di autonomia. La francese Alfa Neo, la cui produzione è cominciata solo 3 mesi fa ma che ha già riscosso un certo successo di prevendita, è esteticamente molto gradevole e funzionale ma prevede di essere alimentata solo alle stazioni di rifornimento che per inciso in Italia sono solo due, una a Bolzano e una a Mestre.
E se la Norvegia si prepara a mettere in funzione il più grande elettrolizzatore al mondo, l'impianto di Herøya ha recentemente assemblato e installato l'elettrolizzatore a idrogenpro e produrrà 100 kg di idrogeno puro all'ora per scopi industriali, dalla raffinazione degli idrocarburi alla produzione di fertilizzanti. Toyota crede invece nelle piccole misure. In partnership con Woven Planet Holdings, infatti, ha sviluppato un prototipo di una cartuccia portatile di idrogeno da 40 cm per 18 con lo scopo di facilitarne il trasporto. Pesa solo 5 kg, e l'uso. Una minibombola di questo tipo, utilizzabile anche su uno scooter, permetterebbe lo sfruttamento dell'idrogeno per ogni genere di dispositivo elettrico minore e porterebbe energia anche in luoghi difficilmente raggiungibili, come durante un'emergenza. L'idea di utilizzare l'idrogeno come fonte di energia per le biciclette è affascinante e presenta alcuni vantaggi potenziali, come l'energia pulita e l'indipendenza dalla necessità di litio e terre rare per le batterie. Tuttavia, ci sono alcune sfide e considerazioni importanti da tenere in considerazione. Produzione di idrogeno. La produzione di idrogeno richiede energia, e il modo in cui viene prodotto può influire sulla sua sostenibilità complessiva. L'uso di elettrolisi alimentata da energia solare o eolica è una buona opzione, ma è importante assicurarsi che l'intero processo di produzione dell'idrogeno sia veramente sostenibile. Stoccaggio di idrogeno. L'idrogeno è noto per essere difficile da immagazzinare a lungo termine a causa della sua tendenza a sfuggire attraverso i materiali. Gli impianti di stoccaggio devono essere sicuri ed efficienti. Distribuzione. La distribuzione dell'idrogeno richiede infrastrutture apposite, simili a quelle dei carburanti convenzionali. Attualmente, l'infrastruttura per l'idrogeno è limitata in molte parti del mondo. Sicurezza. L'idrogeno è altamente infiammabile e richiede misure di sicurezza rigorose durante la produzione, lo stoccaggio e l'uso. Le biciclette a idrogeno devono essere progettate per essere sicure. Costi. Mentre hai menzionato che i prezzi sembrano competitivi, è importante considerare il costo complessivo, compreso il prezzo del sistema di produzione di idrogeno domestico e la manutenzione. Autonomia. Sebbene tu abbia menzionato che alcune biciclette a idrogeno hanno un'autonomia di 50-60 km, potrebbe non essere sufficiente per tutti gli utenti, specialmente considerando le lunghe distanze o le esigenze specifiche di alcune persone. Infrastrutture di rifornimento. L'accesso a stazioni di rifornimento per idrogeno è ancora limitato in molte regioni, il che potrebbe rendere difficile l'uso delle biciclette a idrogeno in alcune aree. In sintesi, l'uso dell'idrogeno come fonte di energia per le biciclette è una prospettiva interessante, ma ci sono ancora molte sfide da superare prima che questa tecnologia possa diventare una realtà pratica su larga scala. La sostenibilità dell'intero ciclo di produzione e distribuzione dell'idrogeno è un elemento chiave da considerare per garantire che sia davvero una fonte di energia pulita e sostenibile. Ma potrebbe davvero prodursi a casa? La produzione di idrogeno a casa è teoricamente possibile utilizzando dispositivi chiamati elettrolizzatori. Gli elettrolizzatori sono dispositivi che scompongono l'acqua, H2O, in idrogeno, H2, e ossigeno, O2, utilizzando l'elettricità. Questo processo è noto come elettrolisi dell'acqua. Esistono elettrolizzatori domestici di piccole dimensioni che consentono di generare idrogeno a partire dall'acqua utilizzando l'elettricità. Alcuni di questi dispositivi sono progettati per funzionare con energia solare o eolica, il che li rende più sostenibili. Tuttavia, ci sono alcune considerazioni importanti da tenere a mente. Sicurezza. La produzione di idrogeno comporta il rischio di esplosioni se non gestita correttamente. È fondamentale che gli elettrolizzatori domestici siano progettati con le adeguate misure di sicurezza per prevenire incidenti. Efficienza. La produzione di idrogeno tramite elettrolisi non è un processo altamente efficiente, il che significa che una quantità significativa di energia può essere persa durante il processo. La resa energetica complessiva dipenderà dalla fonte di elettricità utilizzata per alimentare l'elettrolizzatore. Costi. Gli elettrolizzatori domestici possono essere costosi da acquistare e richiedono manutenzione. Sarà necessario considerare i costi iniziali e in corso per determinare se la produzione di idrogeno a casa sia conveniente. Approvvigionamento di acqua. Gli elettrolizzatori richiedono un approvvigionamento costante di acqua. Questo potrebbe non essere un problema nelle aree con abbondanza di risorse idriche, ma potrebbe essere un fattore limitante in alcune regioni. Leggi e regolamenti. La produzione e l'uso di idrogeno a casa potrebbero essere soggetti a leggi e regolamenti locali. È importante essere consapevoli di tali normative prima di installare un elettrolizzatore domestico.
In sintesi, la produzione di idrogeno a casa è teoricamente possibile, ma ci sono molte considerazioni pratiche da affrontare. Gli elettrolizzatori domestici dovrebbero essere progettati e utilizzati con attenzione per garantire la sicurezza e la sostenibilità dell'intero processo. Prima di investire in un sistema di produzione di idrogeno domestico, è consigliabile condurre una valutazione approfondita dei costi, dell'efficienza e delle esigenze specifiche della vostra situazione. Quanta elettricità occorre per produrlo a casa? Il gioco ne vale la candela? La quantità di elettricità necessaria per produrre idrogeno a casa tramite elettrolisi dell'acqua dipende da diversi fattori, tra cui l'efficienza dell'elettrolizzatore, la quantità di idrogeno desiderata e la durata del processo. Tuttavia, in generale, l'elettrolisi dell'acqua è un processo che richiede una certa quantità di energia elettrica. Per produrre una molecola di idrogeno, H2, è necessaria un'equivalente quantità di elettricità, che corrisponde a circa 237 kJ/kJ, di energia. Questo valore è noto come il potenziale elettrolitico dell'idrogeno. Quindi, se si desidera produrre una quantità specifica di idrogeno a casa, è possibile calcolare la quantità di energia elettrica necessaria utilizzando il potenziale elettrolitico. Ad esempio, per produrre un litro di idrogeno gassoso, H2, a pressione ambiente, circa 1000 litri, tramite elettrolisi dell'acqua, sarebbero necessari circa 237 kWh, kilowattora, di energia elettrica. Tuttavia, è importante notare che l'efficienza dell'elettrolizzatore influisce sulla quantità di energia effettivamente richiesta. Gli elettrolizzatori domestici possono variare notevolmente in termini di efficienza, ma generalmente richiedono più energia di quella che si ottiene sotto forma di idrogeno. La decisione se il gioco vale la candela dipende da molti fattori, tra cui il costo dell'elettricità nella vostra area, i costi dell'acquisto e della manutenzione dell'elettrolizzatore, l'efficienza dell'elettrolizzatore e l'uso che intendete fare dell'idrogeno prodotto. Per molte persone, il processo potrebbe non essere economicamente vantaggioso rispetto all'acquisto di energia elettrica direttamente da fonti rinnovabili o all'utilizzo di batterie per l'accumulo dell'energia. E questo conclude il nostro viaggio nel mondo delle biciclette a idrogeno e della produzione domestica di idrogeno. Spero che questa esplorazione vi abbia ispirato a pensare in modo innovativo sulla sostenibilità e sull'energia pulita. Se vi è piaciuto questo video e desiderate rimanere aggiornati sulle nostre future esplorazioni di temi affascinanti come questo, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale Cristianamente. Sarà un piacere accogliervi nella nostra comunità e condividere con voi altre idee per un mondo più verde e sostenibile. Grazie per averci seguito oggi, saluti da Bruno Pepi e arrivederci alla prossima.